Tanto... Albi, perché ce l'hai davanti a qualcosa? No. Sì. Pure l'hai già buttato via. L'ho buttato via? La partenza del principiante perfetto. Alboreto. Togli il guanto. Adesso prendiamo un caffè. Che ti ha perso adesso la prima? Intro Albi. Ciao a tutti. Adesso perdo la mascherina. Eh? Ciao a tutti. Ciao a tutti. Benvenuti a questo nuovo video. Bentornati ragazzi in questo nuovo video. La cosa che mi fa più paura sempre è lasciare, si dice, lasciare a fuori, a sbalzo le cose, cioè tipo le tremo un po', sono un po' impaurito. Soprattutto la gente che tiene il telefono in mano così a caso. Siamo a Chiesa Valmalenco, vi accontento perché la richiesta di fare un video di sci è venuta proprio da voi. Non ce l'avevo molto in mente perché credevo non vi interessasse. Invece ho messo un post qualche settimana fa dove facevo un flip con gli sci e quel post lì... Sto perdendo la AirPod. Ho detto, però se c'è tutta questa richiesta di sciatori, facciamo un video alla Robby Bragotto. Robby Bragg è bravo, è lo youtuber snowboardista più famoso, quindi prende spunto dai più bravi. Si prende spunto dai più bravi, sempre. Non si copia, si prende spunto. 9, siamo arrivati alle 9. Adesso però prima cosa che facciamo è assolutamente colazione, che stiamo morendo di fame. Bombardino. Falco, ma subito bombardino? No, bombardino. Kit di sopravvivenza del milanese quando si va a sciare. Vabbè, la cioccolata non è tanto la milanese, è più la sua, cappuccino, brioche. Vabbè, io cioccolata e brioche e soprattutto cioccolatino per dopo. Tac, tac. Situazione è questa. Alboreto mette gli scarponi si al contrario e vediamo. Dai, non devi alzare per schiacciare. Comunque la situazione è questa. Le mie racchette hanno i lacci rotti. Dai, infatti me le legherò così, vediamo. Tipo così. Belli chiccherini così. Ma c'è il parco aperto, cazzo. Era aperto il parco, non l'ho visto. Cioè, ci sono anche i rail. Però lascerò per un prossimo giro, perché sennò tirerò le costolate secche. Ci sono sti salti. Damn! Sono ancora capace! Dai, volevo fare il salto! Facciamo tre! Sempre bello sciare! Il peso come deve stare sulle gambe? Allora, tu tieni in conto che devi sempre cercare di far aderire la lamina interna. Questa. Aspetta che faccio due curve, te lo dico. Faccio due curve e ti dico cosa devi fare. Sì, su quella esterna. Vedete la differenza? Che se non lo fai spesso, neanch'io mi ricordo. Cioè, so sciare abbastanza bene. Non ho presente benissimo i movimenti che faccio. Cioè, li ho abbastanza naturali. Sì, comunque la laminare molto sulla gamba esterna. Poi ti aiuti ovviamente anche con quella interna. Cioè, il peso è sulla gamba fuori. Poi dipende, in realtà lo sposti il peso intanto che vai. Sì, chiaro. Tra l'altro vorrei aggiungere, tutte e due abbastanza principianti loro, penso. Non lo so, Falco non lo so, Falco ha flippato con gli sci, però poi mi dice, non sa fare le curve. Io so fare. Ti ha smerdato davanti a 17.000 persone, eh? Bene sulla gamba esterna, Falco, schiaccia. Olè! Vai, facci vedere due curve. Bello. Sembra mega pesante qua. Sì, è un po' piatta sta pista, Andare! Io vado di lì, dove c'è un po' di nevina.
Ah, è stato un peccato perché Alboreto ha appena fatto una caduta mistica. Non gliel'ho filmata. Praticamente c'era un salto e dietro un'altra gobba. Lui è saltato ed è entrato di pancia nell'altra gobba secco. Pam. È saltato sta lineetta con sto drop. Tanto che non capisco se la neve sembra un po' dura. È una merda quando è così. Eccoci. È crostoso, ti blocca. Qui cosa c'è? Ah sì, di a caso. Che spettacolo, va qua. Fresca, piatta ma fresca. Piatta ma fresca. Feel the mountains. Ma dopo cosa ci provi, Albi? Provo a grebbare. Non ci provi centello? Ah, 100, dovevo sempre farlo. 180. Sono un saltino piccolo. Vuoi quelli dello snowpark, li prendi pianissimo. Esatto. Di là. Di là dobbiamo andare. A destra? No, quella tutta a sinistra di là. Cosa? A destra? Quella più in là. Quella là. Non poi mezzo verso dritto, poi vai. A destra? Non quella là. Cosa? Quella là. Non capisci un cazzo. Non capisci un cazzo. Non capisci un cazzo. Sì, sì. Capito. Ogni volta che ti metti in quella posizione lì e ti tiri su, le gambe esplodono. Andiamo dentro nel boschetto lì stretto a vedere come te la cavi nel boschetto. È battuto, dai. Davanti al Voretto. Davanti? E se no che caso filmo, mia nonna. Vediamo lo struggle del principiante nel boschetto. Fino a qua è ancora easy. Come in Pandra, Calvi. Guarda lì come va. Guarda come si muove agile. La racchettata è proprio quella da first time ever. Minchia, è verticale. Un po' avanti, però buono. Sì, parti da lì sotto pianissimo. Prova a arrivare lì, holly, e provi a girare le spalle. Però tu allarga bene, tipo parti da qui e vai per così. Porco zio, meno male che dovevi andare piano, Cioè, inaspettato questo incontro. Inaspettato. Totalmente inaspettato. È arrivato anche Pietro. Chi? Lui è quello che ha preso un pino. Ma che cazzo dice? E oggi ne prendiamo un altro, ma con gli sci. Hai detto? Stai sentendo che qua il pubblico è esigente, Lina di adesso è imparare a fare oppo 3 su quel salto minuscolo. E devo saltare dritto l'ultimo per vedere se si può flippare. Vado. Non sono capace di girare in oppo. È giunto il momento di fare qualche trick un po' meglio. Proviamo a fare fronnerello sull'ultimo. Bel front flip. Perché è l'ultimo, è l'unico salto un pochino più grosso dove secondo me si può fare qualcosa. Niente di che, però. Fermo come al solito. L'ho fatto. Dove mangiamo? Falco vuole mangiare il pizzocchero. Ah, ok. Vediamo chi è andato più pesante a sto giro. Pizzoccherino classico. Pizzoccherino con Alboreto. 30 grammi di proteine, verdurine, carbo zero. Top. Boletta. Cervo e patatina. Dopo flippi. Allora, questo qua è il passo pizzoccheri polenta. Dopo che hai finito di mangiare, vuoi lasciare così più o meno. Saluta Albi, saluta. Esatto, quando lo conosce qualcuno che saluta. Serissimo. Oh! Voli in mezzo, così. Che non so dove stai guardando. Ma quindi secondo te ci sta a fare una foto da sotto? Là? Facciamola, sì. Ti
Sì, perché volevo farlo grosso per la foto. Huge one. Very nice. Beh, abbiamo fatto anche un bel fronerello. Cosa dici? C'è un po' di vento? Allora, rail line. Proviamo. È troppo piatto. Va di là. Però è bollente, però M2O Charts si chiama Midnight. Buono però. Cento. No. Allora, abbiamo pochissima batteria, infatti non sono riuscito a filmare niente perché la GoPro mi dava error. Giornata finita, questo video era un po' diverso dal solito, mi è sciato. In realtà non so neanche quanto ho parlato, non l'ho proprio pianificato, era a caso. Diteci dove andare a sciare la prossima volta. Questo video l'ho fatto solo perché voi mi avete fatto una richiesta. Non so neanche se lo pubblicherò, però nel caso... Bella ragazzi. Ciao a tutti. No, aspetta. Ciao a tutti. Ciao a tutti.